Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione! Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri 0434 555486 o 0434 551455. Ripetiamo, 0434 555486 oppure 0434 551455. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Giornata di passione per automobilisti e camionisti diretti verso Trieste. Un mezzo pesante ha preso fuoco senza conseguenze per il conducente, costringendo le autorità alla chiusura dell'autostrada A4 nel tratto tra Lisert e Sistiana in entrambe le direzioni. La chiusura ha causato rallentamenti e code fino a 3 km. Per questo motivo il traffico in uscita all'Isert, diretto verso Trieste ed Est Europa, è stato deviato lungo la strada statale 14. Dal bivio di Sistiana fino a Monfalcone una colonna di mezzi interminabile di 10 km, tutti in fila a passo d'uomo. Per raggiungere l'innesto del raccordo autostradale di Sistiana ci volevano almeno 45 minuti. Andata in tilt pure la costiera e l'uscita del raccordo in prossimità del grande incrocio della cittadina balneare Giuliana, in particolare tra le 12 e le 15. Polizia stradale, carabinieri e polizia locale di Duino Aurisina hanno operato per tutto il pomeriggio. La normalità è tornata dopo le 16, quando entrambe le carreggiate della 4 sono state riaperte al traffico. Nuovo sito web per l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori del Friuli Venezia Giulia, l'ARDIS, a cui sono state trasferite dal 1 gennaio 2014 tutte le competenze degli ARDISU. Si tratta di un sito che è stato integralmente riprogettato e sviluppato da INSIEL per conto della Regione Friuli Venezia Giulia. Le parole dell'assessore regionale Loredana Panariti. Semplificazione, trasparenza, velocità nelle informazioni, chiarezza. Il nuovo sito dell'ARDIS va in questa direzione. È nato rispondendo, raccogliendo quelle che sono le esigenze degli studenti e mettendo insieme uno strumento che riesce a dare informazioni chiare. Questo è molto importante, diceva il direttore che siamo i primi ad aver pubblicato il bando in Italia e questo per noi è motivo di grande soddisfazione. L'ARDIS, per privilegiare il canale digitale, ha stabilito il web quale strumento preferenziale per dialogare con gli studenti. Fornisce comunque già nella pagina iniziale tutti i contatti, indirizzi degli sportelli, email, numeri di telefono, per avere anche un rapporto diretto con un operatore. Claudio Kovac, direttore centrale ARDIS. Cercare di sviluppare sempre di più un nuovo sistema di comunicazione, ma che sia semplice e che sia soprattutto adatto a questa nuova era che stiamo vivendo, insomma, che dobbiamo fornire sempre strumenti tecnologicamente avanzati ai ragazzi e non possiamo certo dare strumenti che risalgono, che sono datati, insomma, storicamente. Ecco, quindi sito nuovo, strutture nuove, approcci culturali nuovi e soprattutto essere assistiti dai ragazzi. I ragazzi che assistono il tecnico di INSIEL piuttosto che il tecnico di ARDIS per predisporre appunto le dovute risposte.
risposte, ecco, al sistema appunto del diritto allo studio che diciamo così rappresentato dai ragazzi. I ragazzi ci fanno presente quali sono appunto le loro esigenze, quali sono i loro problemi, che possono andare appunto da come si compila la domanda per avere la borsa di studio, piuttosto che per sapere cosa, quale sia il menù che viene appunto predisposto dalla mensa universitaria di Trieste nella data odierna. Ma oltre che ai ragazzi e ragazze, sentiamo anche chi è di commissione. Ecco, tracce secondo lei, secondo voi commissari, come erano appetibili, erano facili o non facili? Beh, per usare un suo aggettivo, erano appetibili, anzi direi fattibili, in quanto c'era una vasta scelta a partire dalla letteratura, dall'analisi testuale di Quasimodo, che era semplice ma anche molto bella. E quindi non tutti l'avevano fatto nel programma Quasimodo. Ah, ecco, beh, diciamo che di solito noi qui al liceo classico lo trattiamo, però diciamo, volendo scartare l'analisi testuale, c'era anche un'ampia scelta tra saggio breve e articolo. C'erano tematiche della tecnologia, molto bella, e anche una sul dono, il valore del dono un po' perduto, un po' recuperato, insomma, la nuova della guerra forse era abbastanza pensabile di farlo. Sì, quello storico anche è stato scelto, credo, da parecchi candidati, perché appunto quest'anno ricorre il centenario, per cui sì, i ragazzi erano preparati e contenti, devo dire. L'argomento di oggi al CAFC è il piano d'ambito, alla presenza anche del Presidente della Giunta Serracchiani, ma il piano d'ambito va al di là, perché si tratta di lavorare, di operare, di ricondurre alla modernità questa rete idrica della vostra competenza, e non è una cosa di poco, perché sono tanto, tanto lavoro, no? È tanto, 30 anni che non si faceva, mi pare. Sì, diciamo che significa ricondurre a una corretta gestione del servizio idrico della nostra regione, dando la dovuta attenzione a quelle che sono le attività in essere, soprattutto nel settore della depurazione. Viviamo, ecco, una sorta di rivoluzione nel modo di gestire la depurazione, in quanto quelle che erano le attività partite negli anni 70 con iniziative dei singoli comuni che provvedevano sul proprio territorio amministrativo ad una realizzazione dell'impianto di depurazione, oggi si esce da quella logica, si applicano tecnologie diverse, ma soprattutto si va a considerare un bacino idrografico, un bacino che tenga conto in termini ragionevoli di quelli che possono essere configurazioni di più comuni che vanno in un unico impianto. Porto l'esempio che dei 300 e rotti impianti di depurazione presenti nella nostra società, la prospettiva è quella di chiudere un risultato con circa una trentina di impianti. Quindi questo sta a significare che l'investimento più importante sarà nel settore della fognatura e della depurazione. Quali i vantaggi per l'utente, Presidente? Ma i vantaggi per l'utente, chiaramente colui che era oggi allacciato alla rete fognaria e aveva un depuratore sul suo territorio, le realtà, se funzionanti, cambiano poco. Cambiano invece laddove si configura invece una gestione che sia più efficiente e più economica degli impianti, quindi la dimensione dell'impianto non è una dimensione di per sé non significativa. Un'integrazione scolastica è possibile anche dei ragazzi affetti da autismo? Certamente, questi progetti sono l'esempio di un'integrazione che applica le buone prassi per un'ottima cittadinanza attiva e di diffusione di quelli che sono i valori e i diritti anche delle persone con disabilità. In particolar modo le persone con autismo sono la disabilità più vasta. Infatti i dati statistici proprio ci dicono che una persona su 90 è affetta da tale patologia. Proprio per questo è importante integrare sul territorio e coinvolgere le istituzioni scolastiche e tutte le agenzie di riferimento per integrare e inserire i ragazzi in percorsi innovativi, per sperimentare la socialità anche con i ragazzi normodotati, ma anche con altre disabilità. Infatti i progetti attivati dall'Istituto Cecconi coinvolgono anche altri ragazzi disabili. Progetto Autismo ringrazia l'Istituto Cecconi e
gli insegnanti di sostegno, la presidenza e soprattutto gli insegnanti Tonin, Chinellato ed Agata. D'Agata, che è stata anche la referente e ha lavorato con cura e affetto verso i nostri ragazzi. L'Istituto Cecconi porta avanti tutta una serie di progetti per i quali per alcuni di essi ha ricevuto anche dei riconoscimenti significativi, oltre ovviamente all'inserimento dei ragazzi extracomunitari, nonché all'inserimento dei ragazzi diversamente abili. Possiamo enunciare alcuni di questi progetti? Il progetto che ci ha dato maggior lustro è un progetto che si chiama Rischio Tutto, sulla sicurezza predisposto dall'INAIL, in cui abbiamo vinto il primo premio regionale per un video che è stato elaborato dai ragazzi ed è stato valutato in modo egregio, quindi il primo posto a livello regionale. Ma sono tanti altri progetti che abbiamo fatto quest'anno, per esempio il progetto Fixo, è un progetto in cui siamo stati selezionati dal Ministero del Lavoro in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e questo progetto ha selezionato questa scuola come scuola polo per un orientamento in uscita dei nostri allievi diplomati. Un altro aspetto importante è l'integrazione che noi abbiamo in questa scuola. Il 25% dei nostri studenti è fatto dalla componente stranieri. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.